Federico Cuppone, frequento l'Istituto Massimo Alberini di Treviso. La videoricetta grigliata di pesce che vi presenterò rientra nel progetto FSE della Regione Veneto del 2011, intitolato Lo chef del territorio tra tradizione e innovazione. Ingredienti: 8 mazzancolle, 4 gamberi, 4 capesante, prezzemolo, rosmarino, aglio, olio, sale, brandy. Dopo aver messo sotto acqua corrente le mazzancolle, privarle del carapace, mantenendo la testa e la coda. Eliminare il budello e disporle in una teglia. Lasciare i gamberi sotto l'acqua corrente, dopodiché con un coltello boucher aprire il gambero partendo dalla coda, eliminare il budello e disporlo in una placca. Per pulire le capesante, separare il mollusco con il corallo dal guscio della capesanta. Con aiuto di una spugna abrasiva, pulire le valve dalle impurità e lasciare asciugare in una placca forata. Aspettando la cottura, conservare in frigorifero. Accendere e lasciare scaldare la griglia. Preparare una gastronom con carta forno, rosmarino e aglio in camicia. Quando la griglia risulterà bollente, disporre i gamberi in maniera ordinata. Lasciare cuocere circa 7 minuti e, quando avranno preso un colore chiaro, girarli con il carapace e la testa rivolti verso l'alto. Dopo circa altri 10 minuti di cottura, possiamo ritirarli nella placca precedentemente descritta. La cottura delle mazzancolle è la medesima dei gamberi, se non per i tempi di cottura, dove la mazzancolla deve cuocere non più di 12 minuti tra tutti e due i lati. Preparare una gastronom con carta forno, rosmarino e aglio in camicia. In questa disporre le valve e i molluschi assemblati e condire con sale, olio d'oliva e del buon brandy per insaporire. Spolverare il tutto con del prezzemolo. Cuocere in forno a 180 gradi per circa 10 minuti, stando attenti a non fare seccare troppo il mollusco. Disporre nel piatto della gallinella e adagiarci sopra un gambero, due mazzancolle e una capasanta. Condire con dell'olio a filo e servire.